Ritrovati per questo terzo game, secondo giorno del torneo Euteria. Vediamo gli Espada contro gli Orichalcos. Oggi qui con me, Prophet Italy, sono io, Greppia e Sixdude. Salve. Greppia, famoso top player italiano. Sixdude, altro top player italiano di TB. Tre carry player che castano, quindi le opinioni sono un po' di parte. Quando farò il 6 pezzini potrò fare qualcosa. Sì, anche se non so se riuscirà a killare Mars, non ha abbastanza burst damage, poi Spirit. Probabilmente proverà a ruotare in qualche lane. No, la sideline no, si metterà a farmare. Non ha senso provare sul Mars. Oh. Top e nel frattempo il Bracerback. Prende la Q, non c'è il cinghiale che lo slowa, però non ha abbastanza cariche. Oh. Provano a tornare, c'è il Silence, la terza di Grimm. Questo dobbiamo aiutare. Buono. Questa è una double kill. Ha giocato bene. Bello giocato, sì. Non so, forse con un altro punto in V, forse sarebbe Forse si è riuscito a staccato killare. troppi colpi di torre. O comunque, non so, potrei aspettare magari il prossimo item prima di fare questo dive. C'è 700 gold da parte, credo voglio andare di Blink per il raid. Nessuno ha iniziato a fare stack triangolo, tutti molto concentrati sulle lane. Quattro secondo me potrebbe provare a staccare. C'è la Q che è riuscito a staccare da lontano e ha un Bracerback che farme le stack molto facilmente. Sì, oh. Mentre la Dusa a livelli bassi non le fa così bene le stack. Bot li prende senza Sì, Windrunk, credo che viene esatto. retroccata. Sì. È Morphling pure è difficile, un'altra difficile. kill su Cotto. Cotto qua deve stare molto back, in sta lane, contro lo slow dei cinghiali e le spell del Grimm. Fidda appena fuori posizione. Dovrebbe stare dietro la lane e dare mano al Bristol e staccare. Qua provano la kill sul Cotto. Horror La fa molto danno prendono. per killarlo. Giustamente Bristol back è un target un po' troppo difficile da killare. Meglio usare il Roar a cooldown per killare il Cotto che non usarlo. Bot TP di Mars. Vediamo cosa succede. Provo la kill. Smoke di Doctor. Ha diritto di Arena sul Ah. blog. Missa la spear però. TP di Void Spirit, Rakdos Aia, su Mars. io vedo un Mars morto qui. Molto morto. Sì. Mamma, è morto. Forse possono ancora andare per altro, cioè. Sì. Sì, è morto anche Certo. Aero. Ah, sì. Sì. Un Peccato, forse è stato un po' troppo impaziente il po' Mars. troppo, doveva aspettare negli alberi, secondo me, aspettare che il Blood venisse appena un po' più Sì. avanti. Magari si aspetta la lane così pushata, non vuole perdere troppo tempo. Ora è Andiamo al stato punito per il dive. prossimo item di Bloodseeker, Maelstrom, direi per farmare un po' di più. Non ho ancora capito Rare se... come ha anche un Rapier al posto del TP. Sì. Sì, esatto. Qua forse muore Poppy top. Slow di Cotto, slow Andiamo. di Bristol, viene retroccato. Oh, viene usata Potrà provare a l'ulti tipparsi e magari. No, niente. cammina semplicemente via. Sul portal, che Nel slow. frattempo il Cotto Sì. viene killato dai minion. La pigna è tanto forte come Ok, c'è. come No, creep. credevo cercassero la kill sul Bristol e invece si TP di Poppy beccano. bot per salvare la Dusa. Sì. Quindi Baeul. Intanto Poppy continuerà a pushare top coi creepini. Provano una smoke, cosa E vogliono poi fare? pensiamo uno Oh, dei vanno su Medusa. su Medusa, vediamo se si. Smoke per i Dire, provano a Non c'è neanche smokeare l'ulti? Medusa. Non Sì, ha senza l'ulti. ulti. Però c'è un mid lane. Se finiscono la stack di Medusa e van via. La rischia di muore, Oh, pazienza. però trova Rab Oh no. ulti di Lissa. Silence, non ha dispel. Ha troppe Continuano. spell forse, però c'è la kill su Pazzini. Vediamo se arriva lo sciacco. Non arriva in tempo. Corrono di più i Dire. Vediamo se difendono Vede. i Dire.
Credo lo lascino. Vogliono aspettare l'overall su Beastmaster che Big Power Spike. Dovrebbe iniziare a giocare top ora Radiant. Controllano il Roshan, possono pushare tier 2. Ingaggia mid con l'Aul su Windranger. Eccolo qui l'Overlord. Anche solo un creep antico da prendere. Arena di Mars, hanno sul Void Spirit. Oh, non prende il Void dalla stun. Muore Mars di maledetto di Old. Sad, sembra iniziato bene come fight. Stato per lo stun. Niente, non c'avevano ancora l'Ancient Creep di Poppy. E Si è comunque. forzato un po' troppo presto il fight, ad essere aspettato Poppy con l'Overlord è sembrato Poppy diversamente. aveva TP in cooldown e non aveva Overlord. Direi che si prendono questo Ancient Creep. Col Si provano a Bristleback. difenderlo. Ah, big damage. Big damage e questo Bristleback si Beh, il lascia. bait dell'Ancient Creep ha funzionato. Vediamo. 774 di net in più per i Dire però. Questo fight. L'Ancient Creep dà parecchi soldi ora. Ah, Smog per Smoke. Iridium. Probabilmente per push top vorrà aspettare il creep ancient. Andiamo mid. Scappando con l'Aquila e il Blood. Inswell più Blink. E più su Provato. Blood. Qui potrebbe essere C'è Botlane che push comunque. Era finito Mantle di gruppare col team, col Power Spike dell'Overlord. Anche se è un po' squishy. non so se riescono a pushare questa mid con il Bristle davanti, Sì, io forse creep. avrei mandato la Dusa top a pushare. Andare a farmare bot. Tier 2 top. Ora probabilmente punteranno a Roshan. Hanno la Tier 2, possono prendere la. Sì, 4 TP completi bot. bot, occhio. Roll su pattini. Ah, un po' troppo Riescono a chainare presto. però. Shackle non l'è andato. Non ha leap però pattini. Oh no. Oh Oh no, no. Tempisi. Tempisi. Peccato. E niente così. Ci ha Forse è messo perché veramente sono troppo andato i troppo TP. presto. Esatto. Sì. Magari non ho dato priorità al TP giusto. Più che altro. Adesso mi sa che perdono la vision. Se i supporti dei Dire vanno in giù. Ho dato priorità al TP sbagliato. Forse se si tipava Mars subito dopo Beast potevano killare. Ingaggio sul Grim. Eul? Ah, ho sbagliato la pazzia. Poi in realtà Staur ha dato il tempo di contraingaggiare Oh! Iridia. Spear missata. Vediamo se riesce a Counter salvarsi. leap. Adesso salvarsi. E prima di Wow. Sul filo della morte, il Però Mars. prima i Radiant hanno committato ult di Medusa e Arena per questo fight. Sì. Ora possono prendere l'outpost e tornare a giocare top finché non hanno le spell, poi punterà Roshan magari. Un'altra runa per Pazzini. Vanno Roshan, sanno le ulti tra poco. Hanno vision su Pazzini bot, quindi. Sì. È bella la ward che hanno messo in mezzo al loro jungle. Perché sanno che lui gioca bot, quindi. Sì, tutti i team Dire dovrebbero giocare bot ora. Quella ward dà abbastanza informazioni per rushare. Beh, per ora il game sembra favorire Radiant. La vedo un po' hard comebackare per i Dire, soprattutto contro una Medusa. Void Spirit non può abbassare Medusa. Devo dire che la difesa non è malissimo col Kotl, specialmente Ground Penso sia Kotl più proprio Bristle. lui. Riescono a distruggere facilmente la Probabilmente wave. avrei fatto tipo Scaly Silver Edge su Medusa. Non so perché Sì, sta battendo. Disfly non mi piace neanche a me. Pazzini catta la wave mid. Adesso bisogna vedere come sfruttano il power spike del Bristol Agalin, secondo me. Sta vedendo un Noctarine su Poppy. Smoke per i Dire, vogliono andare su Medusa, l'unico target che trovano. Ma non credo sia target ottimale. Ah, silenziata. Medusa riesce a ultare, Blood prova a ultare ma viene sacrificato.
Ulti su Pazzini. Pazzini down. Questo golem. Golem neutrale. Veramente tanto, un 15% di vita. Sì. Team wipe. È molto difficile per i Dire. Non hanno un vero target da jumpare come Lusa che si. Che frontlina con Aegis. E Mars che counter ingaggia. Shard su Blood. Seeker decide di non tipparsi. Non è TP, è TP in cooldown. Ah, TP in cooldown, giusto. Alla fine sono di arena. Bristol con Aghanim. Kite abbastanza, però non sono una follow up. Più che altro non ha nessuno che può far danno. Anche se Kite bene. Sì. Eccolo lì lo Skadi su Medusa, molto vicino. È morto. Kotl che mette un cavallino rampante nel nulla. Può cadere. Lo stress psicologico in questo momento subito dai Dire. Voi cosa consigliereste di fare? Stare ai ground? Un po' hard, sì, ma comunque un po' hard. Possiamo provare a splittare la lane top e bot, ma secondo me è una fine inevitabile questa. Oh, Maledict sul Mars? Maledict più ulti? Mars è andato? Medusa... Ah no, non aver proprio risposta ad Usa i Dire. No. Chi è che riesce a killarla? Se sta ferma e fa click. E conto che sta prendendo un sacco di danni perché ha fatto B-Fly. Se avesse Skadi, cioè danni magici ne prenderebbe molto meno, gli toglierebbero molto meno mana. Lascia di Blood qua abbiamo visto che non work. Non può arrivare a replicare Medusa, soprattutto con Butterfly. Prende troppi danni, deve combinare tutti a B-Forza e prende troppi danni. Inutile secondo me. Smaster è molto forte contro Bristleback. Hanno spottato il Blood, smoke e provano a ruotare verso Blood. Però si vede l'Ancient. Blood dovrebbe aver notato che... Ah. Arrivano i danni, sono molti e il Blood ci lascia. Probabilmente ora puntano a Roshan e poi push a mid. La bot le pusherà in dato che hanno già preso le Rax. Windranger quasi chiuso Wraith Pact. Quindi da tankosi diventano praticamente immortali. Sì. Usa Skadi e Paladin, credo sia altrimenti impossibile a killare ora. Sì. Non fanno neanche rush, mi sa. Anzi, sì, lo vanno a fare. No, vogliono giocarla safe. Se fanno rush, ci prendono l'outpost. Questo game è finito, mi sa. L'unica cosa che fa può far Pazzini è splittare le wave top e mid. Sì, ma non adesso posso non ritardare non... il game, ma... Sì, ha finito questo game. Strano però questa scelta di Pazzini di andare mid. Cioè, alla fine mid in questo patch è molto FK farm in entrambe le parti. Può gankare, ma senza un carry non riesce a carriare, 90% dei casi. Ha distrutto anche un Blisterback, non riesce a tankare per niente. Oppure l'aspect di White Spirit vedendo la Dusa, se che sia più qualcosa per killarla. O kitarlo almeno. Vediamo che si inventeranno. C'è l'unica cosa attualmente. Mazzini che catta i creep. Catta i creep, ha preso. Possono ritardare il game, ma non lo vinceranno mai, secondo me. No. Ha preso anche Gemma per devordare. E è finito sto game. Cioè... Che non hanno. Guarda i net. I tre core di Radiant sono top net. Lusa credo sia inkillabile ormai. Sì, ormai è inkillabile, devono fare più cose early game, ma hanno chiuso gli item troppo tardi, quelli importanti. Sì.
Ah, Pazzini è stato preso. E lascia anche la gemma. Due item importanti per i Dire erano l'Aghanim sul Bristol e il BKB sul Bloodseeker, li hanno chiusi entrambi. E comunque item potevano piccare Roy per giocare un po' più veloce, soprattutto contro la Medusa e contro un Beastmaster. Fini Radiant, i primi 17 minuti non avevano Medusa. Credo che questo è GG. Il problema è anche che il White Spirit fa fatica a burstare la gente in questo game. Sì, non è una pick per carriare. Non hai target da burstare, Medusa non la killerai mai con quel spirit. Guarda, jumpare contro Mars, Wind, Green, Strafura. Roe avreste preso come last pick al posto di White Spirit? Beh, carriare sto game era un po' hard, però ripeto, forse l'invoker qua su Axe poteva aiutare. Cioè, sicuro le fight in early sarebbe stato molto più easy con l'MP. Mars senza mana, Inksuel dispellato. Però è Quindi non comunque un game molto dispellato. difficile, sì. Oricalcos, eccoli lì. Niente, ringrazio molto i commentatori. Six Dude, Greppia. Ora ci prendiamo una piccola pausa. Tra circa 40 minuti ci sarà il game 2 di oggi, in cui giocheranno altri due team. Sempre le spada contro i I patatoni, sì. patatoni, grandissimo nome. Vediamo se il nome gli porterà più fortuna. Ah no, anzi, i patatoni ieri hanno vinto, se non Sì, sbaglio. col primo Esatto. play di più Vediamo chat se li d'Italia. vedremo. Sì. Per Era un ora. play di Gacciando, actually. Bene. Stoppiamo lo stream qui e ci vediamo tra circa 30-40 minuti.